Enjoy, signori, Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui sulla Futurecraft. Dopo un miliardo, un triliardo di anni, eccoci qui tornati sulla Futurecraft. Siamo riusciti a risolvere il problema che avevo della RAM. Registrare questo tipo di gioco era una stupidata. Devo ringraziare Abramo per avermi aiutato. Non è un personaggio della chiesa, ma un ragazzo del TeamSpeak che frequento io. Quindi ragazzi, veramente lo ringrazio davvero tanto. Allora, tante le novità. Allora, novità sul mondo in sé di questa serie non ne ho, perché non ho più giocato, appunto perché ho avuto problemi. Allora, innanzitutto andiamo a dormire. Ma devo appunto andare finalmente a fare il trasloco, perché dove mi sono addormentato nel muro. Andremo a fare il trasloco in questo episodio, ragazzi, perché dobbiamo assolutamente andare nel nuovo posto, perché nel prossimo episodio, ve lo anticipo qua, ragazzi, metterò il mondo su un server e arriverà il builder, quello del Mind Combat, che praticamente è il server pubblico che offre Game Hosting insieme a, in collaborazione con Luke4316. Se non sapete di che cosa sto parlando, basta che andate in descrizione nei video di Luke4316 o venite sul TeamSpeak. Il Mind Combat lo conoscono tutti, lui è il builder. Quindi metterò il mondo su un server, lui parteciperà con me, magari, che ne so, farò un video dove presento tutto quanto, poi lo velocizzerò, lui costruirà e io lo... praticamente lo riprenderò appunto con la mia inquadratura del mio personaggio. Faremo magari uno speed build, velocizzerò il video e mi farà la struttura. Ha detto che lui ha già in mente il progetto. Lui è un builder della Madonna, quindi ho intenzione di fare sta cosa figa. Ma adesso la cosa che voglio fare, ragazzi, è, ovviamente vi farò tutto il taglio, probabilmente il video non durerà tanto, sarà portarmi via tutta questa roba che ho qui e portarmela là, mettermela magari fuori in fila, così di fuori, dove vicino al posto dove vorrò costruire casa. E poi sistemerò tutto una volta costruita la casa. Ma voglio andare via da questo buco e iniziare praticamente a piazzarmi là, praticamente spostarmi appunto di là. Praticamente ho mischiato tutto malamente e adesso devo contare quanti dolli mi servono. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 dolli mi servono, ragazzi. Io ne ho 4, quindi andiamo subito a recuperare un po' di ferro. Adesso ho mischiato tutto, ho fatto un macello. Ne ho 14, me ne servono 10 praticamente, giusto? Se non sbaglio. Ovviamente io mi sono tolto anche tutta la crafting table e questo è una cosa cessa. Perfetto, vediamo se riesco... Sì, ha voglia! Quindi 1, 2, siamo a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ragazzi. Sarà uno spreco di ferro, ma ragazzi, quando tu devi fare un trasloco del genere e ti trovi che non devi fare avanti e indietro, fidatevi. Ok, una volta tolti tutti i pericoli che dava la lava in questo punto, siamo pronti per andare a prenderci tutte le chest e poi partire per un viaggio immenso verso il nuovo posto dove andremo a abitare. Allora, prendiamo col dolly. 1, 2, 3, 4. Via tutti i dolly. Nice, perfetto. Mettiamo giù tutti i dolly. Rimettiamoci su tutto e mettiamo giù i dolly. Ok, 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 ok. Madonna, mi andrò uno all'ora, andrò. Andrò a uno all'ora, andrò. Via tu, dentro tu, tacchete e tacchete, ci siamo. Mettiamo su tutto, mettiamo giù questo, mettiamo giù questo. E ragazzi, siamo pronti, una volta che abbiamo sbaraccato tutto, sbarazzato tutto. Ragazzi, abbiamo tolto tutto, andiamo nel nuovo posto. Sarà un viaggio lungo, immenso. Ah, porca vacca, mi sono dimenticato di tenermi il letto, che sono rimbambito. Però, a parte che siamo a pieno giorno e dobbiamo andare nel posto per la nuova casa. Ma mi sono dimenticato prima... Porca vacca, adesso come faccio? Devo prendere, vabbè, poi me la verrò a prendere questa roba qua, ragazzi, veramente, adesso no. Adesso non chiedetemi di prendermi questa roba qua perché non ce la posso fare. Raga, taglierò il pezzo, ci vediamo quando sono là perché non arriverò proprio più. Ma proprio più, però, più. Pensate che fortuna, cioè, io farò tipo mezz'ora qua a camminare. E voi che cosa farete? E sarete già nel nuovo posto della casa. Però ho notato che se salta va veloce come quando non ce le ha. E comunque il letto, ragazzi, sono rimbambito, l'avevo tenuto. L'unica cosa che non ho tenuto è il mangiare, mi sono proprio dimenticato. Eccoci qui arrivati, ragazzi, nel posto per nuova casa.
Io quello, l'unica cosa che vi voglio chiedere, ragazzi, prima di andare via, se volete che la costruisco qua, proprio qua, diciamo, in questa, proprio qui così, davanti qui, sta casa, che comunque sarà abbastanza grande, se volete che la costruisco magari più vicino là, che ne so, tapperò quest'acqua, mi metto più vicino là, o volete che magari... Le patate! Ragazzi, questo sapete cos'è? Sapete cos'è? È il potere del magnete, questo qua, ecco cos'è. O volete, comunque, ditemi voi, veramente, io l'intenzione mia sarebbe quella di costruire qua dove c'è quest'acqua qui, faccio il casolare grosso, poi dietro là mi inventerò qualcosa, sta diventando anche buio, o qualcosa del genere, ragazzi, ditemelo qua sotto nei commenti. Io non so adesso quanto sia durato questo episodio, adesso andrò a mettere giù i dolli, assolutamente, lo devo fare immediatamente. Ok, in maniera tale che poi io adesso off camera praticamente preparerò i blocchi che ho intenzione di fare per costruire, diciamo, la maggior parte dei blocchi per costruire la casa. Poi il pavimento vedremo insieme come fare, quindi le metterò qui e per il momento sarà qui la mia postazione. Quindi ok, mettiamo giù, giù, perfetto, andiamo a mettere giù, giù, ok, andiamo a mettere giù, giù. No, giù, esatto, facciamo una roba del genere così rimane più compatta, però ovviamente se le riprendo andiamo a mettere giù, perfetto, ok, oltre a tutta questa roba io direi di andare a mettere giù anche un bel letto se si muove, ok, andiamo a mettere giù anche questo, andiamo a mettere giù questo, questo, questo e questo, perfetto, nice, ecco, lo sapevo. Via, no, no! Via, via. Morite. Morite male. I zombie. Devo assolutamente illuminare la zona, ragazzi, però la fortuna mia vuole che ho dormito perché ho letto qui. Là c'è un creeper. E io con la visione di questo creeper, ragazzi, vi invito a lasciarmi un commentino. Adesso non so quanto sia durato con questi tagli l'episodio, ma nel prossimo episodio faremo la giga casa in questa zona. Magari toglierò questi alberi. Intanto io inizierò a prepararmi, diciamo, dentro qua... tutta la roba che mi sono preparato, mi sono formato, tutte le cose che io avevo già calcolato. Intanto ammazzo questo creeper. Questo mi sembra un buon punto per interrompere l'episodio. A questo punto non vi dico più. Penso che per questo video possa bastare. E la morte di questo creeper è tutto. Enjoy, ragazzi!